Woo! Let's go bitches, benvenuti a questo classico overpower. In questo caso una classe che sta venendo ritrattata ed è tra l'altro una delle più viste della serie classico overpower. In questo caso non sto parlando della classe M87 Easy Nuclear, nemmeno della mia classe preferita, ma sto parlando dell'MP5K in 60 secondi, o il CUDA dovrei dire. Comunque voglio dirvi alcune cose prima di partire con la classe e spiegarvi perché utilizzo questi accessori, perché utilizzo questi perk, perché utilizzo questo specialista, eccetera eccetera. Allora, per prima cosa voglio dirvi che oggi sarò in streaming, giocherò la Challenger Division, il torneo che avete visto sabato scorso, assieme agli Edomina Logic. Sì, ho una voce molto sexy perché sto male da porno attore, da Franco 30 Lancio e Rocco Siffredi. Questo perché non so cosa ho, sto veramente male con la gola, ho la febbre altissima, ma non importa, non stavo così male da mesi, ma mi prenderò di tutto, farò di tutto per aiutare i ragazzi degli Edomina che mi hanno dato questa possibilità, quindi alla fine anche a prendere l'Adderall. Infatti vi lascio con questo spot pubblicitario, let's go. Wait, you're not on it? I'm on it. 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 Where are you at? Dopo che avete visto questo spot pubblicitario e mi avrete accusato di prendere l'Adderall, continuiamo con il video. Bene, allora, per prima cosa il gameplay che state vedendo è una nuclear fatta in solo. Sì, è fatta in solo, sto mettendo delle nuclear fatte in solo perché sennò la gente mi accusa che io gioco solamente con i miei subs, faccio le nuke solo grazie a loro, che li schiavizzo e altre cose bruttissime, quando invece non è vero. Io preferisco comunque fare le nuclear in solo, non perché sono stronzo o un lupo solitario, ma perché veramente posso fare quello che mi pare. Come vedete mi allontano sempre dalla squadra, faccio quello che voglio, cambio gli spawn, mi gestisco la bampa come voglio e faccio la nuclear. Oltre a questo, il CUDA che state vedendo, la Dark Matter, è una delle mie prime partite con la Dark Matter, se non la prima fatta seriamente, e proprio quando ho preso la Dark Matter, guardate cosa, è uscita proprio una nuclear. Comunque, ora andiamo a parlare di questa classe, e l'ultima cosa, vi invito ogni giorno tra l'una e mezza e le due a stare connessi sul mio canale e o sui social, quindi Facebook o Twitter, per sapere quando esce il nuovo video, perché YouTube è stronzo e non manda i miei video nelle feed. Comunque, andiamo subito a parlare di questa classe. Come vedete dall'immagine, gli accessori sono cambiati. Se un tempo era estrazione rapida, caricatore aumentato e caricatore rapido, ora sono cambiati. Sto utilizzando estrazione rapida, fuoco rapido e in questo caso calcio. Perché utilizzo questi accessori? Come avevo detto, il calcio non è molto utile su alcune armi, ma sul CUDA si sente abbastanza. Grazie al calcio, che riduce il rinculo verticale in questo caso, potremo utilizzare quest'arma anche per fare i long shot, come già state vedendo dal video, e grazie all'aiuto di fuoco rapido potremo vincere gunfight da vicino, poiché è stato aumentato al 7% la rapidità, diciamo, dei colpi che vengono sparati dal CUDA grazie al fuoco rapido. Questo tutto con la nuova patch di cui ho parlato in accessori sotto i riflettori, quindi ricordatevelo, ve l'avevo già comunicato questa cosa che è molto importante, quindi penso che l'avreste dovuta scoprire già da soli che fuoco rapido sul CUDA ora è diventato molto più forte. E perché secondo me il CUDA è più forte del Vesper da vicino con questi accessori? Bene, perché il CUDA uccide con soli 3 colpi fino a distanza di 5 metri, quindi da vicino è veramente più forte di un Vesper, è molto più preciso e quindi consente di fare anche dei long shot. L'unica arma che può competere, diciamo, di SMG con il CUDA è il WMP, che se volete tratterò in un altro classico overpower se spollicerete questo video, e vi farò ovviamente il setup giusto, corretto, con i migliori accessori, con i migliori perk, eccetera eccetera. Ma andiamo a parlare ora dello specialista. Perché utilizzo il Tempest? Cosa consiglio di utilizzare su questa classe? Su questa classe io consiglio di utilizzare il Tempest o lo Shite o l'Annihilator, comunque come posso dire, specialisti che possono fare kill sia da vicino che da lontano. Il Tempest secondo me è uno degli specialisti più forti perché consente comunque di colmare il gap che c'è di un SMG con un fucile d'assalto, una mitragliatrice leggera, un cecchino, eccetera eccetera, one shottando le persone.
e andando perfino a creare una sorta di barriera, se così possiamo chiamarla, con diciamo con il corpo dell'avversario. Se voi uccidete un avversario, i nemici o sono stupidi e vi daranno un'altra kill gratis, quindi punti in più per le vostre serie, o se no, diciamo, si fermeranno e voi potrete muovervi dove vi pare, scappare se siete feriti o in pericolo in una brutta situazione, o continuare a fare kill e pusharli. Oltre a questo, l'ultima cosa che vi voglio dire, come vedete dalle specialità, sto utilizzando UAV, l'approvvigionamento e l'aider, ma l'approvvigionamento lo stavo usando solo perché mi sono sbagliato e mi ero scordato di mettere il counter, ma l'approvvigionamento può essere utile come esca, perché gli avversari vanno subito e vedo: oddio, c'è una cassa, andiamo a vedere cosa c'è, come degli ritardati, e voi lo sfruttate praticamente come un'esca per fare kill facili e avvicinarvi alle vostre streak. L'ultima cosa che voglio dirvi, se vedete flash verdi, è un problema di registrazione di rendering di Sony Vegas. Non capisco perché ce l'ho in questi giorni, speriamo di risolverlo. Comunque, spero vi sia piaciuto questo video, spero vi sia piaciuta questa classe, quindi spolliciate questo video se volete avere il nuovo class overpower sul VMP, e se volete comunque, se vi è piaciuto il video, se vi è stato utile, fatemi sapere se vi è piaciuta la classe e se comunque è forte secondo voi. Let's go bitches, al prossimo video.